Stiamo ritornando alla normalità, c'è ancora qualche zona che va ripulita, c'è Manca poco e la città di ancora Pagani tornerà di nuovo situazioni alla iniziali, normalità. Parole e musica firmate dal sindaco Salvatore Bottone, risollevato dopo la task force messa in campo per la rimozione e pulizia dai rifiuti in città. Un'emergenza che è costata tanto in termini di immagine a Pagani e alla sua amministrazione, colpevole, secondo molti, di non essersi attivata in tempo per evitare l'emergenza rifiuti. Polemiche sterili che hanno portato la città a subire una situazione di disagio, sfiorando l'emergenza sanitaria, visto il caldo arrivato prima rispetto agli altri anni. Al momento in città la situazione sembra essere tornata alla normalità. Qualche situazione di criticità è ancora presente nella zona di via San Rocco, a ridosso delle cooperative e in via Taurano. Ma l'impegno dell'amministrazione sta diventando costante. In giornata, infatti, è attesa la firma sul contratto con un'azienda di Mondragone, dove il comune di Pagani andrà a conferire oltre 100 quintali di rifiuti al giorno per un totale di 200 tonnellate. Un accordo che servirà a fronteggiare le emergenze e a mantenere la città pulita dai rifiuti. Intanto ancora problemi con lo stir a Battipaglia. Una motrice di un rimorchio partito alle prime luci dell'alba da Pagani è ancora fermo presso lo STIR che ieri, nonostante le difficoltà economiche in cui versa la società che gestisce lo STIR, ha preferito restare chiuso. 50 i camion che martedì sono rimasti in coda in attesa di poter sversare. Un ulteriore problema, oltre a quelli di natura finanziaria, che non aiuta certo la città in difficoltà a superare l'emergenza. Intanto il primo cittadino di Pagani torna sull'argomento e pone la sua attenzione sul problema derattizzazione e disinfezione. Allora, la derattizzazione dell'ASLA era già programmata in quello che erano poi le date stabilite anche per la città di Pagani. Ancora di più, queste cose le abbiamo straordinariamente messe in campo noi come città. Abbiamo fatto questa sanificazione, questa igienizzazione delle zone dove abbiamo rimosso i rifiuti e poi facciamo una derattizzazione straordinaria, ecco, sempre a carico del comune. Io un appello che faccio anche alle autorità superiori di darci un sostegno in questo momento particolare. L'ho scritto, l'ho detto, sono andato in prefettura e adesso ho ribadito il concetto anche attraverso un'ordinanza, è quella di darci la possibilità presso lo STIR di Battipaglia di scaricare, quindi Ecoambiente ci deve dare la possibilità di portare in discarica più tonnellate di quelle che ci dà oggi la possibilità di scaricare.